Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Giovedì 7 novembre 2024, San Ernesto, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 19, si è verificato un incidente stradale lungo la strada provinciale che collega Ostuni e Sfasano, a pochissima distanza dalla Città Bianca. Uno scooter 125 ed una BMW si sono scontrati frontalmente. Il conducente della moto, un giovane di 17 anni residente a Montalbano, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Pirrino di Brindisi. All'interno della BMW era presente solo il conducente, anch'egli residente a Montalbano, che è stato visitato sul posto. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia locale di Ostuni, coordinata dal comandante Quirico d'Aversa, per effettuare i rilievi e gestire la viabilità. Lo scooter percorreva il tratto in direzione Fasano, mentre la BMW in direzione Ostuni. Ostuni, nel prossimo fine settimana, celebrerà San Martino con la festa del vino e dell'olio novello. L'evento a San Martino, si lascia l'acqua e si beve il vino, nel weekend del 9 e 10 novembre. La nostra città si trasformerà in un palcoscenico di tradizione, gusto e convivialità, grazie a due eventi caratteristici che renderanno omaggio alla festa di San Martino e alle eccellenze enogastronomiche locali. Nel cuore del centro storico prenderà vita la tradizionale festa del vino e dell'olio novello, organizzata dal gruppo Folk La Stella, con il pubblico che potrà immergersi in degustazioni di vino novello accompagnate da gastronomia tipica, musica popolare e balli, in un'atmosfera che celebrerà i sapori autentici della nostra terra e i mestieri di un tempo. In contemporanea, presso il chiostro della parrocchia Maria Santissima Annunziata in via Ludovico Pepe, l'associazione Chefico Lab presenta A San Martino si lascia l'acqua e si beve il vino, un evento che offre un percorso enogastronomico tra le eccellenze locali, animato da spettacoli, musica dal vivo e attività per tutte le età. Parte del ricavato sarà destinato ai lavori di ristrutturazione della chiesa, aggiungendo così un ulteriore significato di comunità alla manifestazione. Entrambi gli eventi sono ad ingresso libero ed invitano tutti a vivere un fine settimana all'insegna del buon cibo, della cultura e della condivisione, per celebrare la magia dell'autunno nella splendida cornice di Ostuni. Autismo e inclusione, nessuno escluso, è il tema del convegno che si tiene oggi alle 17 presso l'auditorium della Biblioteca Comunale a cura del Lions Club Ostuni Host. L'intento è quello di promuovere questo particolare disturbo neurobiologico che condiziona le capacità socio-comunicative, che influiscono sul modo in cui le persone con autismo, pur con differenti comportamenti, entrano in contatto con il mondo, aumentando le loro difficoltà di integrazione. Saluti di Alessandro Francavilla, presidente Lions Club Ostuni Host, e degli amministratori locali. Interverranno illustri relatori. Modera Angela Carparelli, funzionario della comunicazione Lions Club Ostuni Host. La cittadinanza è invitata. Quest'oggi, nell'ambito del ciclo di letture pubbliche, la Calamo Specchia Edizioni organizza Buon Compleanno Xavier Demetre, con letture e un incontro alla presenza di numerosi relatori. Appuntamento alle 17 presso la sala concerti Pianoforti Farina in via San Giovanni Bosco 2. Inizia oggi alle 17 presso il Teatro La Luna nel Pozzo in Contrada Foragno il ciclo di tre incontri di formazione gratuita di teatro degli oppressi per insegnanti, operatori nel sociale e genitori. L'iniziativa si chiama Cambiare Copioni con Claudia Signoretti. Info e iscrizioni al 340-111-0199. Sport Calcio, la SD Ostuni Calcio 24 saluta la Coppa Puglia. Ieri i gialloblu hanno perso, come nella gara di andata, 1-0 in casa della SD Calcio Ceglie.
decide un gol di Collo Colo al 72esimo che mette fine al percorso in Coppa dello Stuni. È deceduta all'età di 92 anni Lucia la veneziana vedova Tana. La celebrazione esequiale si tiene oggi alle 9.30 nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie. Si è spenta all'età di 78 anni Rosa La Padula in Quarato. La celebrazione esequiale si tiene oggi alle 10 nella chiesa dei Santi Medici. È venuto a mancare all'età di 54 anni Angelo Macchitella. La celebrazione esequiale si tiene oggi alle 15.30 nella parrocchia dei Santi Medici. Non è più tra noi Teresa Zurlo, coniugata Zurlo. La celebrazione esequiale si tiene oggi alle 16 nella parrocchia di San Luigi Gonzaga. Sentite condoglianze alle rispettive famiglie. Da oggi l'ASL di Brindisi somministrerà gratuitamente un anticorpo monoclonale contro il virus respiratorio sinciziale per prevenire infezioni respiratorie nei neonati. La priorità è data ai nati tra novembre 2024 e marzo 2025 presso il punto nascita dell'ospedale Perrino. Pediatri e centri vaccinali garantiranno l'immunizzazione anche ai nati da luglio 2024 e ai bambini fragili sotto i 24 mesi. La copertura potrebbe essere estesa progressivamente ai nati nei mesi precedenti in base alla disponibilità. Nel pomeriggio di ieri il forum della società civile di Ostuni ha convocato presso l'auditorium della biblioteca comunale un'assemblea monotematica pubblica dedicata al tema della cementificazione della costa di Ostuni. L'incontro ha l'obiettivo di informare i cittadini sulle caratteristiche, l'entità, gli impatti e le conseguenze dei possibili sviluppi edilizi lungo la costa. Il servizio. L'assemblea è stata molto molto partecipata e dopo degli interventi molto specifici sul ruolo della partecipazione, il ruolo dei cittadini nella conservazione del creato, è stato esplicitato anche l'iter di approvazione della lottizzazione Mogale e un interessantissimo contributo è stato quello di vedere quanti posti di lavoro potrebbero portare questi resort di lusso. E la gente presente ha compreso che effettivamente i posti di lavoro che l'insediamento di queste lottizzazioni, anche alla luce di quello che è avvenuto nel territorio circostante, è proprio minimo e precario soprattutto. La voce che più si è sollevata dall'assemblea è stata l'avvio immediatamente del piano urbanistico generale, dando l'incarico a un progettista. L'amministrazione è stata invitata, l'assessore Pace si è scusata perché aveva impegni pregressi, ma considerato l'argomento avrebbe voluto partecipare. Il sindaco ha comunicato solo ieri che sono sopravvenuti degli impegni, per cui noi ci auguriamo che a breve ci comunichino una nuova data in cui tenere un'altra assemblea per un confronto serio, trasparente su questi argomenti. Sono soddisfatto che il forum della società civile abbia promosso questa assemblea per discutere di problemi molto importanti che fino adesso erano rimasti nell'ambito del Consiglio Comunale. E l'adeguamento del piano regolatore al piano paesaggistico regionale è un argomento molto importante che richiede la massima partecipazione, così come il dibattito su quale debba essere lo sviluppo della costa ostunese, ma di tutto il territorio, sempre combattuto fra la tutela del paesaggio e lo sfruttamento per fini economici. Dispiace non aver visto questa assemblea ricca e partecipata nessun rappresentante della maggioranza, né assessori né consiglieri comunali, ed è per questo che ho proposto alla fine dell'assemblea di portare queste istanze della città in consiglio comunale, cioè chiedendo la convocazione di un consiglio comunale monotematico. Il dibattito deve essere aperto, devono essere
chiariti tanti aspetti, non ultimo quello di un evidente conflitto di interessi a cui l'amministrazione continua a sfuggire nella discussione. La posizione Italia Nostra, sezione Messapia di Ostuni, è quella di limitare al massimo i processi di cementificazione lungo la costa e nelle aree rurali, come peraltro già pattuito insieme ai due candidati sindaci durante e in occasione delle elezioni del 2023. Ciò non toglie che si può cercare di trovare un punto di equilibrio che tuteli in primo luogo i vincoli paesaggistici, teso anche ad incrementare le condizioni di sicurezza per i cittadini in relazione ai cambiamenti climatici. Negli ultimi giorni è stato rivelato e rilevato un problema di livellamento delle dune costiere piccole ma presenti in Diana Marina, già in verità molto compromesse nei mesi di aprile 2024. Italia Nostra è al fianco del Libero Comitato di Diana Marina in difesa dei beni paesaggistici e culturali, perché per creare una duna ci vogliono tanti tanti anni, per raderle al suolo ci vuole una sola notte. Questi progetti siano rispondenti a una logica di sottosviluppo oramai datata e non più al passo dei tempi. Noi oggi abbiamo necessità di valorizzare le risorse naturalistiche, ambientali, paesaggistiche del nostro territorio, per cui riteniamo che si debba cassare ogni nuovo consumo di suolo sul territorio ostunese, avviare rapidamente i lavori per l'approvazione del nuovo piano urbanistico generale, dotando l'ufficio di piano delle risorse necessarie, cosa che sino ad oggi non è stata fatta, e nel frattempo congelare ogni ipotesi di nuovo consumo di suolo. La farmacia Santoro effettua quest'oggi il servizio pomeridiano e notturno. Meteo, cieli sereni e poco nuvolosi, venti moderati, temperature stazionarie, mare poco mosso. Citazione odierna. Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. Grazie per aver preferito la nostra informazione.